E bentornati in Italia, bentornati a Milano, nella patria della pizza italiana. Non esageriamo. Siamo appena stati a New York e ci ha lasciato qualcosa in più sulla cultura della pizza americana, perché dopo l'Italia New York è il punto con la pizza più buona al mondo. Ma mi ha lasciato questa curiosità: qual è la città dopo Napoli in Italia con la pizza più buona? Cioè, nella nostra penisola, qual è la pizza migliore dopo quella napoletana? Che su questo non si discute, fanno la pizza buona e la fanno buona ovunque. Ma dopo Napoli, dov'è che dobbiamo andare? Io effettivamente ce l'ho i miei 2-3 posti in cui vado ormai da 3-4 anni, ci ho fatto video 3-4 anni fa e ancora consiglio questi posti buoni per quanto riguarda la pizza. Ma un anno fa, se non sbaglio, o un anno e mezzo, è uscita sta nuova pizzeria che si chiama Biga Milano, pizza contemporanea, che ormai è diventata super virale. Voi non avete idea di quante recensioni ha in così poco tempo. Si è fatta un nome in pochissimo tempo, sicuramente una buona campagna marketing, anche perché uno dei loro motti è bello e buono. La pizza deve essere buona, ma deve essere anche bella. Che poi alla fine è un po' il concetto del food porn, una cosa che è buona, ma deve essere anche appetibile alla vista. Lo sguardo, quello che vedi nel piatto, deve farti venire voglia di mangiarlo. Anche dentro il locale è molto particolare, bada molto all'estetica, ma da quello che dicono anche i Two Food Fit Lovers, per quanto riguarda il cibo a Milano, mi fido molto di loro perché sono veramente bravi, soprattutto sulla pizza ne conosco veramente tante. Infatti, se raggiungiamo i 30.000 like sotto questo video, andiamo a provare le migliori pizzerie di Milano secondo i Two Food Fit Lovers, perché loro le hanno girate tutte. Ma mi hanno detto che Biga secondo loro è la migliore. Ho portato un paio di amici che stanno arrivando, vediamo se è effettivamente così. Salve, salve, mi scusi, ma lei è il famoso Efrem di New York? Salve, sì. Salve, è vero che la pizza a New York è più buona che a Napoli? Certo, è la pizza migliore del mondo. Perché? No, era giusto per curiosità mia per sapere. Ma è vero che la pizza migliore di Milano te la faccio mangiare io oggi? Probabilmente sì. Grande esperto di pizza nazionale, Jaser, le due persone che stanno arrivando mi hanno scartavetato le palle sui social, perché okay, veramente ogni sera stanno qua e ora devo capire se è perché sono amici o perché non capiscono niente. Davvero, mi fido tantissimo di loro, però dobbiamo capire se è davvero la migliore. Ok, possiamo però fare che il mio giudizio è proprio quello della persona comune che non capisce nulla di cibo e che parla così tanto per, va bene? Intendi come noi? Perfetto. Come tutti quelli che non hanno studiato per farlo? Perfetto. Grande! Ragazzi, con solo 30 minuti di ritardo ce le abbiamo. Io ho una fame che sto stirando. Quindi allora, andiamo d'accordo. Tu conosci a memoria questo posto? Memoria è un parolone, ma lo conosco molto bene. Io so, dalla cucina mi hanno detto che sei venuto almeno 3 volte nell'ultima settimana. Sì, praticamente sì. Quindi, colpa tua, sì. Esatto, quindi fai tu. Okay, noi ci fidiamo, vai. Ci devi dire poi se c'è una storia da raccontare sul posto, perché secondo te la migliore di bla bla bla, poi ne parliamo. Intanto vuol dire che c'ho fame. Vai. Vai. E voilà. Siamo col botto, ragazzi. Madonna, senti l'odorino. Il pasto con sponge all'80% di idratazione, padellino con farina di mais bramata e semi di zucca. All'interno abbiamo un cotto con l'osso da paura, ragazzi. Cris di funghi, orecchione, cremino e pioppino. Oro pelato arrosto. E quello che vedete sopra è una crema di pomodoro bruciato, parmigiano e dei germogli di... Quanti ingredienti ci stanno qua sopra? Qualcuno. Ah, faccelo, cazzo. Va buono. Era una prosciutto e funghi, essenzialmente. Era prosciutto e funghi con gli steroidi. Poi prenderò la fetta grande, perché c'ho da crescere. Sceso. Ha un miliardo di cose, ma è comunque una prosciutto e funghi. Questo è padellino? Sì. Cazzo, buono. Molto buona. Cazzo, bella croccante. Ma che bella. Il pasto che non è classico da 280 grammi, però è sui 220 e ha una precottura. Okay. Cuoce per più tempo, a meno gradi. Abbiamo un cibo bello, non posso dire niente, ma mi piace proprio l'impasto. È particolare. Diverso da una pizza normale. I miei orienti, ok, sono tutti buoni, ci stanno bene. Ma è un posto spettacolare. Non l'ho mai mangiata la pizza tipo farcita così. Sembra quasi più un hamburger che una pizza, mi fa morire sta roba. Vado. Sto cercando
cercando di identificare i sapori. È difficile. Fingendomi un esperto, in realtà non ci capisco nulla, dico solo che è effettivamente buono. Un bel risultato. A me piace un botto perché è piena di sapori, è veramente buona. Ma la parte croccante di questa pizza è veramente spaziale. Padellino è bravi per adesso. Qua vi faccio assaggiare la nostra biga. È una pasta e piselli rivisitata in chiave moderna. Ho sostituito la pancetta con il guanciale, poi c'è un filo di menta che va pulito il palato, un pomodoro arrosto e della fondita di pecorino. Megoglioni, pasta e piselli. Oh, questa è tutta un'altra tipologia, vedi? Anche se è soffice. Bella carica. Difficile dire, preferisci il padellino o questa contemporanea, vero? Cioè, io come topping preferisco il padellino, un po' più, un po' di affumicatura. Io forse invece come impasto preferisco quello. L'impasto mi piacciono entrambi, però anche questo è, cioè, tra le contemporanee è praticamente top a Milano, quindi. Poi sul topping sono gusti, però i piselli sentono un botto, la mozzarella pure è persistente. La menta poi ci sta un sacco bene, la menta sul salato. Io dico che il rosico c'è solo una fetta a testa. Guarda, è morbidissima. Sì. È veramente mega soffice. È il contrario di quello di prima. Sintetizzato la menta. Sai che ti dirò, a me tipo il pomodoro non piace. Secondo te piaceva. Comunque probabilmente è l'impasto contemporaneo più buono a Milano, sicuramente. La velocità della luce. Padellino napoletano. Molto semplice, pomodoro San Marzano, c'è un filo di cipolla con la cottura di San Marzano, bufala, pomodorino rosso confit, tartarino, alici di cetano, un po' di terra di olio e origano. C'ha tutta la faccia di essere quella che mi piacerà tanto. Balla come la fuma. Ah, bufala. Questa esplode proprio in bocca. Raga. È veramente troppo buona questa. Tipo una, cazzo, una marinara Super Saiyan. No ragazzi, questa è Super Saiyan God. Super buona. Poi piccantina. Ah, l'ho detto prima, presi singolarmente questi ingredienti non me ne piace nessuno. Però insieme sono buoni. Cioè questo è capisci lì se davvero merita. Per me, migliore, però a livello di impasto c'è un botto ingredienti. Forse l'impasto l'ho visto ancora il primo, come tipologia, ma questa ha vinto per gli ingredienti. Allora ragazzi, qua abbiamo la margherita. Rotta. Aspetta. La taglio qua. Guarda che non è buona. È vero che in confronto a quelle di prima, anche gli ingredienti, è un po' giù, ma è veramente buona. Sì, incredibile. Ad ora non batte la quella di prima, però è veramente tanto buona. Beh, ma sempre qua stai. Per il vostro bene. Oddio, che è successo qua? È la tua fida? Ok, sicuro. Allora, ragazzi, allora qua abbiamo 5 sfumature di latte, ragazzi. In cottura, provola, affumicata e bufala. Poi fuori cottura abbiamo una mousse di mascarpone gorgonzola con le noci, pecorino toscano alla infinitura, un po' di cipolla croccante e un miele aromatizzato al lime e peperoncino. È un impasto con farina di segale e semi misti. Ah, quindi, ok. Guardate anche qua l'apertura interna. Hai fatto questa pizza? Sì. Sicuro? Hai copiata? No. Sei sicuro? Guarda, ho vista uguale a Pino, qua dietro. No, un anno fa ho visto. Allora mi credo che pizza. Quanti test hai fatto per fare pizza così? Tra farine, cose e tutto? Quanto ci hai messo? Un paio di mesi per l'impasto e 2 o 3 giorni per la farcia. Esatto, questa è una cosa che nessuno chiede mai. No. Quanto ci metti a fare qua la pizza? Madonna il miele. Guarda i semi qua. No, vabbè. Hai i semi dentro, è vero? Guarda quanto è ciotta. Bastante. Allora questa è la classica com'è? Non so neanche descriverla. Tutto. Ha dei formaggi incredibili. È fighissima questa. È figa, vero? È l'esempio che quello che più ci uccide, più ci piace. Specialmente cioè, a Giovanni. Cazzo, questo è proprio l'esempio di quello che mi farà mai. Ma il sapore è perfetta in tutto. Questa è la più non c'è niente concentrata di sapore. Fino adesso avete dato un voto alto, ma non così alto. Questa ha fatto 6 di standard. Ce n'è ancora una? Ah, eccolo. Oh mio Dio! Ma secondo te completiamo col botto qua? Secondo me sì. Ok. Qua abbiamo la nostra donna assunta, ragazzi. Semplicemente un ragù napoletano che fa la nostra chef, che è bravissima. Stracciatella vaccina, una cialdina di pane per dargli un po' di consistenza, un po' di croccante. Parmigiano, pepe. Basta. Il basilico petrificato. Molto semplice, ma vedrai molto decisa di gusto. Guarda che mi ispira un botto. Madonna quanto è carica. Cincin. Vediamo, aspetta un po' di dico. Ti giuro, sa di casa. No.
di Napoli, più che altro. Sei un po' di Napoli. Casa di una nonna che... Non ho una nonna napoletana. Però sono in casa di una nonna napoletana che mi ha adottato in questo momento. E ti fa proprio sto ragù. Sì, anche. Sono contento di questa e quella di prima col formaggio. Ci sta. Cacchio tosta. Grazie a tostissimo. È un po' strano, ma sì. Quel crunch che fa. Un po' casa fratta. A tratti si sente un po' il luppolo. Però ci sta lo stesso, no? No, ci sta. Anche con quei, cioè, ma è duro? Tiepido. Tiepido. Questa risposta mi è piaciuta. L'hai fatto davvero? Hai fatto il gesto di portarne un'altra? Ragazzi, qua abbiamo la porca patata. La? Porca patata. Crema di patate, poi abbiamo la porchetta di ricci IGP, con la sua cotenna e tutto. Patata a cubetto e porro fritto, ragazzi. Molto semplice. Beh, oh, semplice. La parola semplice non l'avrei usata. GG. La porchetta. Bella affumicata, bella strong. Facciamo per la patata. Quella di prima era ancora uno scalino superiore. Bravo. Da 1 a 10. 8.7. 9 meno. 9. Sei di parte, 9. Sei di parte. 10 più. Allora, ora che siamo rimasti soli posso fare il mio resoconto finale. Devo dire che mi ha stupito da un punto di vista di varietà di pizza. Cioè, non stai andando in un posto che fa solo una tipologia di pizza. Ne fa tre ben diverse con tantissimi ingredienti, ma ne abbiamo provate alcune. Ce ne stanno tantissime altre da provare. Devo dire che sicuramente non è la ruota di carretto più buona che ho mai mangiato. Cioè, perché sicuramente ricordando i sapori di quelli di Napoli, anche semplicemente quella da Michele, era molto più saporita, molto più forte quella. Ma tiene il passo, eh. Cioè, non è che è così inferiore. Per quanto riguarda la contemporanea, ne ho provate di meglio. Io sicuramente anche qui a Milano, ma ci arriveremo con altri video. Ma questa pizza napoletana non ha nulla da invidiare a nessuno. È super idratata, è morbida, tiene forte il sapore della pizza, ci sta. Cioè, come base per la pizza è veramente buona. Ma se dovessi dirvi la forza di Biga è il padellino. Cioè, sicuramente se dovete provare qualcosa di diverso è bello avere le scelte. Cioè, il padellino è la cosa più buona che hanno, ma se al tavolo vuoi provare una di quelle, una di quell'altra, una di quell'altra, puoi farlo. Cioè, a livello di degustazione probabilmente è tra le migliori a Milano. Cioè, proprio vi dico che se vuoi variare, provarle tutte è la migliore. E il padellino ti stupisce. Cioè, è come unire tante tipologie di pizza insieme, una pizza tutta diversa, cotta in maniera completamente diversa, e ti dà anche il senso di star facendo un'esperienza. Biga a Moscova, in centro a Milano, è un'esperienza buona, consigliatissima, ma non la migliore napoletana. Questo è il mio resoconto alla fine del video, quindi vi posso dire un 8.5 pieno se lo prende. 8.5 non arriva al 9, questo è il mio voto alla fine del video. Detto questo, vi ricordo che è uscita la collezione Okami Japan, è più o meno andato tutto sold out, è finito quasi tutto sul sito, sono rimaste solo le t-shirt, qualche felpa e qualche pantalone. Andate a dare un'occhiata nel link qua sotto in descrizione, ma soprattutto grazie del supporto che avete dato a Okami. Ritengo Okami una delle cose più belle che ho mai realizzato, una delle cose su cui ho messo più impegno, tanto quanto il mio canale YouTube. E quello che sono riuscito a creare con l'Okami Japan, l'ultima collezione, anche grazie a quello che mi avete scritto, quello che avete dimostrato comprando tutti quanti i pezzi messi online, grazie, conta tanto per me, conta molto più di quello che voi possiate credere, perché non è semplicemente una questione di vendita, ma di apprezzamento, perché anche chi non ha comprato ha detto la sua, ha giudicato quello che ho realizzato in maniera sia positiva che negativa. Ma grazie, a 30.000 like portiamo tutte le pizze migliori di Milano. Iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto, e se volete consigliarci qualcosa, qualche pizza, vi aspettiamo anche su Instagram, giorno per giorno su Instagram, sulle storie. Quindi tutte queste cose voi ce le avete già spoilerate su Instagram. Ciao ragazzi.